Ciao ragazzi di Cipher TV, oggi andiamo a vedere l'ultimo WOD di venerdì. Sarà un AMRAP che durerà 8 minuti, quindi cosa vuol dire? Che dobbiamo fare più giri possibili in questi 8 minuti. Di che cosa? Di 3 thruster, 3 toto bar, 6 thruster, 6 toto bar e 9 thruster, 9 toto bar. Al termine di questi 9, ripetiamo nuovamente il giro, quindi ripetiamo 3, 6, 9 e così via. Come pesi, gli RX e gli atleti intermedi sul thruster utilizzeranno gli uomini 40, le ragazze, quindi le donne 25. Mentre gli atleti invece meno esperti sul bilanciere, gli uomini utilizzeranno 30, le donne invece 20. Per gli atleti meno esperti gli scaleremo i toto bar in knee to chest, sfruttando sempre l'oscillazione, quindi la kippata. Prima di affrontare il WOD iniziamo a scaldarci e andiamo a fare 3 giri not for time, quindi cerchiamo di focalizzarci sulla tecnica dei movimenti. Quindi faremo 10 air squat, poi faremo 10 in do push up appoggiando anca, petto e poi incastro. Faremo 10 deadlift, 10 scapola pull up, quindi ci appenderemo alla sbarra col braccio teso e solleviamo e abbassiamo le scapole. E poi infine faremo 10 sit up a terra. Al termine affronteremo la skill di oggi. La skill di oggi avremo da fare dei cluster. Cosa vuol dire fare dei cluster? Vuol dire mettere insieme due esercizi, lo squat clean più il thruster. Quindi cosa faremo? Avremo 6 intervalli da 20 secondi ciascuno. Tra un intervallo e l'altro avremo sempre un recupero di 1 minuto e 40. Dovremo costruire il nostro peso man mano che andremo avanti negli intervalli e vedere quante ripetizioni io riesco a fare in questo intervallo di tempo che sono i nostri 20 secondi. Un saluto a tutti da Encore CrossFit e vi aspettiamo al box. Ciao!